Sono molti i grandi artisti che hanno realizzato immagini di se stessi, ma Rembrandt si eleva al di sopra di tutti per la varietà e la profondità dell'esame di sé. In disegni, incisioni e dipinti, il pittore si ritrasse durante tutta la sua carriera, dalla giovinezza turbolenta alla caparbia vecchiaia. Sono giunti fino a noi circa 40 autoritratti, una trentina di incisioni e una decina di disegni, ai quali si affiancano i piccoli ritratti inseriti come figure secondarie nei suoi dipinti storici o religiosi. Tra i suoi veri e propri capolavori del genere, nessun'opera è più apprezzata di Autoritratto con due cerchi, completato all'età di circa 60 anni. In molti lavori precedenti Rembrandt ritrae se stesso in modo appariscente, a volte ricorrendo a un'illuminazione teatrale e ad abiti alla moda, mentre qui afferma con grande pacatezza la nobiltà della sua professione. Al momento in cui realizzò il dipinto, Rembrandt era diventato molto più introverso, soffrendo della perdita della moglie, dei tre figli e della sua amante, oltre che dei problemi finanziari che lo portarono alla bancarotta. La potente semplicità della posa frontale, l'ampio respiro delle pennellate e la ferma dignità dell'espressione trasmettono tuttavia un sentimento di imponente autorità. Privo di qualsiasi traccia di ostentazione, sembra recare in volto i segni del tempo e della tragedia senza tuttavia soccombervi. Non si sa nulla delle circostanze nelle quali Rembrandt dipinse l'opera, così come scarseggiano le testimonianze dell'epoca riguardo agli altri autoritratti. Non ha lasciato alcuna informazione che ne motivasse la quantità e ci sono pervenute poche notizie anche sull'identità dei proprietari delle sue opere quando era ancora in vita. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!